Questo video nasce da un post che ho fatto questa settimana su Facebook, sotto la quale hanno commentato tantissime persone, tra la quale molti DJ, e hanno espresso il loro parere. La premessa da fare è che io non sono né contro la musica in digitale né contro la musica in vinile. Questo perché secondo me la musica in digitale va assolutamente utilizzata e sfruttata perché la tecnologia ha permesso di rendere questa professione più comoda. Ma allo stesso tempo, anche chi utilizza i vinili ha assolutamente il mio rispetto e il rispetto di tutte le persone, gli addetti ai lavori, perché chiaramente si tratta di una cosa molto più complessa. Detto questo, adesso andiamo a capire quale secondo me è una problematica che ci troviamo ad affrontare oggi nel 2022. Ci sono troppi ragazzi, veramente troppi, che vogliono provare a diventare DJ, perché vedono questo lavoro come il lavoro dei sogni. E questo non è assolutamente un male, sia chiaro, è sicuramente una cosa positiva, ma il problema deriva dal fatto che vedono questa professione in modo molto superficiale, quindi non l'affrontano nel giusto modo. La differenza col passato, in cui venivano utilizzati solo i vinili, perché era l'unica modalità per poter suonare, è chiaramente molto evidente, perché allora i sacrifici che bisognava fare per poter provare a diventare dei DJ erano molto più alti rispetto a quelli che si devono fare ora, che sono praticamente nulli. Basti pensare che prima, se noi sentivamo un disco suonato da un determinato DJ, dovevamo intanto cercare quel disco presso i negozi di dischi che avevamo nella zona o comunque alla quale andavamo per confrontarci. Nel caso in cui invece non si riuscisse a trovare, ci si doveva accontentare di acquistare degli altri vinili, che poi andavano portati a casa, andavano provati, suonati mille volte sui giradischi prima di poterli suonare all'interno di una discoteca. E l'affezione che si provava a quel vinile era molto più alta rispetto a ora. Si cercava di dargli un valore anche perché non ci si poteva permettere di acquistare un milione di vinili. Mentre quello che succede adesso è esattamente l'opposto. Per trovare un disco che si ascolta da un determinato DJ in una serata, basta utilizzare Shazam, si trova al volo. Per poi acquistarlo, basta andare sul computer, su Beatport, ed acquistarlo in un secondo, ad una spesa che è relativamente bassa rispetto al passato, si parla di circa 1 euro a disco. In questo modo non ci si affeziona, nella maggior parte dei casi, al disco in questione e alcune volte ci si dimentica anche di averlo, perché si ha la possibilità di averne migliaia senza nessun grosso problema. Come prima ho detto, non sono assolutamente contro la musica in digitale, anzi, l'appoggio pienamente, però vorrei che magari si riuscisse a reinserire una soglia d'ingresso un po' più alta, come prima era l'utilizzo dei vinili, ma non l'utilizzo in sé per sé, quanto per il sacrificio di dover trovare i giusti vinili, sacrificio in tempo e anche in parte in soldi. Ma io parlo specialmente del tempo, di quelle ore che servivano prima di trovare un disco adatto e prima di riuscire a saperlo a memoria e a metterlo a tempo. Questo chiaramente ripeto che non deve essere un lavoro accessibile solo a chi ha i soldi. Non sto parlando di sacrificio in soldi, ma sto parlando di tempo, che secondo me è veramente fondamentale. Anche perché se ci guardiamo intorno, quanti DJ ci sono in questo momento? Quanti ragazzi vogliono fare i DJ come lavoro? Sono veramente tantissimi. E si rischia che magari quelli bravi non riescano a farsi notare in mezzo a questa folla incredibile di DJ. Alcuni di essi chiaramente fanno anche forza sul gioco dei social, che nel 2022 è sicuramente importante per un DJ, ma dobbiamo anche ricordarci che la musica non deve essere da meno. Entrambe le cose devono essere centrali per un DJ nel 2022. Un esempio stupido che mi è venuto in mente ieri quando pensavo un attimo a questo video, a come strutturarlo, è quello magari di poter inserire, questo è solo un esempio chiaramente, poter inserire un patentino che viene rilasciato successivamente dopo un corso ed un esame. Ma questo non perché lo studente in questione, per esempio,
dover pagare per effettuare questo determinato corso e fare questo determinato esame. Potrebbe essere anche totalmente gratuito, ma se io partecipo ad un corso, quindi impiego del tempo per andare al corso, comunque per accendere il computer, per stare delle ore ad ascoltare qualcuno mi spiega qualcosa, secondo me non è altro che un bene. Poi con un esame finale, chiaramente si riesce a dimostrare di aver imparato almeno le nozioni basiche di quello che è il DJ, magari anche un po' di storia del passato, secondo me farebbe sicuramente bene. In questo modo sono sicuro che almeno il 90% dei ragazzi che vogliono provare a diventare DJ mollerebbero proprio perché non vogliono dedicarci il tempo che magari esso merita e quindi non sono disposti a sacrificare il loro tempo, comunque altre cose che farebbero in quelle ore per poter avanzare, diciamo, verso questa tipologia di professione. E se loro non sono disposti ad utilizzare il loro tempo per quello che vorrebbero fare come lavoro, vuol dire che non ci credono abbastanza. E se non ci credono abbastanza loro, probabilmente loro in nessun caso diventeranno dei DJ popolari o comunque dei DJ che fanno questo per lavoro. E sicuramente ci sarebbero più possibilità invece per quel 10% che rimane e che comunque ci crede fino in fondo. Avrebbe qualche possibilità in più di emergere perché chiaramente i DJ sarebbero meno. Ciò non toglie che se uno è bravo e valido in tutti i casi emergerebbe, però con una domanda veramente così ampia sicuramente è più difficile in questo momento. Questo è solo un esempio che mi è venuto in mente, ma secondo me ce ne potrebbero essere tanti altri. Se anche voi pensate che si debba creare, tra virgolette, una soglia di ingresso leggermente più alta per questa professione, scrivetelo qua nei commenti in basso e ditemi anche, secondo voi, cosa proporreste, cosa fareste per creare una soglia di ingresso un po' più alta. Ci vediamo mercoledì prossimo con un altro video.